Quello che è successo negli Stati Uniti dopo la sconfitta di Trump, quello che è successo a Roma con l'invasione della CGIL, quello che è successo in Brasile pochi giorni fa quando Lula doveva insediarsi, iniziare il suo governo democraticamente eletto, è gravissimo. E il fatto che questi episodi succedano, diciamo, a breve distanza l'uno dall'altro significa che c'è un fermento, che ci sono movimenti che rifiutano la democrazia. Questo è inaccettabile. In Italia ha vinto un governo di destra e ha tutto il diritto di governare. Se qualcuno andasse a manifestare, a occupare le sedi di uno di questi partiti dicendo che non devono governare, farebbe uno strappo alla democrazia. Non si deve fare neanche l'opposto e soprattutto non devono più essere tollerati rigurgiti fascisti e razzisti, perché c'è ancora un razzismo latente in questo continente, quando invece l'Europa nasce e cresce e diventa grande proprio per la ricchezza e la diversità dei popoli che la formano.